Mauro Corona, come sasso nella corrente. Mauro Corona è tutto, a ben pensarci, perché è uno scrittore, è un artista, è un uomo che ama la natura, è un uomo che sa rispettarla, è un uomo che sa scrivere libri molto belli. Da dove parto? Mi dia un suggerimento. Io credo che sia... tutte queste cose non sono altro che la faccia di una stessa azione, togliere. Quindi togliere legno se faccio sculture, togliere parole se faccio libri, togliere movimenti se vado a arrampicare, se no se ne faccio troppi mi stanco e cado giù. Cioè la vita è come scolpire, togliere, sì. Togliere il superfluo. E purtroppo siamo molto circondati da superfluo. Siamo diventati barocchi, eh? Siamo diventati barocchissimi, cioè queste cose in più che poi devi gestire e ti sottraggono tempo, ti creano ansie, io se ho un Rolex ho paura che me lo rubino, che mi taglino il polso, cioè mi creo dei problemi, quindi eliminiamo per stare più in pace. Questa è la mia filosofia o teoria di vita, poi ognuno fa quello che vuole. Senta, questo romanzo che io non ho ancora finito di leggere, lo voglio dire, sono sincera, sono arrivata quasi alla fine però. È bello riga per riga, forse perché ecco lei ora mi ha spiegato molto, lei ha tolto invece di aggiungere e parla d'amore e di amore per le cose che contano, come ha saputo fare anche negli altri suoi romanzi, per carità, però questo è particolarmente bello. Questo qui, la prima parte, è autobiografica, non perché io reputassi la mia vita interessante, anzi, ho cercato in tutti i modi di buttarla alle ortiche, di buttarla via. Però rischiavo di morire quando capiterà, quindi non mi interessa quando, anche non proprio adesso in trasmissione, ma il rischio di morire frainteso. Soprattutto per i miei figli, gli amici, chi mi vuol bene, i lettori anche. Cioè io ho recitato una parte da cattivo, da duro, da arrogante, a volte maleducato, a volte... E invece non è così. E ho dovuto difendermi. Vivere è una difesa continua, una lotta, soprattutto anche subdola a volte. E quindi volevo chiarire le cose prima di lasciare questo mondo. E quindi la prima parte è autobiografica. Ed è anche una storia d'amore, cioè l'incapacità che abbiamo di essere felici, perché se una persona vuole raggiungere o mirare a una certa tranquillità, felicità o diciamo contentezza, deve far danno ad altri, perché gli altri pretendono, noi amiamo con ricevuta di ritorno, io ti amo, ma invece l'amore è donazione totale e silenzio, per cui io non posso permettermi di amare per esempio un'altra persona, un'altra donna, perché ho già una moglie, anche se per caso non la amassi più, ammettiamo, io non posso permettermi di innamorarmi di un'altra, perché farei star male i miei figli, farei star male mia moglie, quindi io devo amare quella. E quindi se per caso però perseguo il mio obiettivo di stare un pochino bene gli ultimi anni, non posso, perché danneggio altri. Metta che io voglia trasferirmi a Roma, perché mi piace Roma. Ecco, siccome... mi piace Roma, vorrei venire a Roma. No, perché se vengo a Roma, i miei figli, i miei amici, la cerchia, diranno, ma come, ci lasci qui? Quindi io, se vengo a Roma per stare contento io, so che di là lascio un vuoto, lascio un dolore. Per cui allora non vado a Roma. Però se rimango lì e non vado a Roma, sto male io. L'incompiutezza della felicità. Perché vogliamo, non sappiamo donare. Questo libro ne è l'esempio. Senta, lei... mi faccia fare una cosa, mi scusi, faccio il tecnico. Ecco qua, raddrizzo un attimo il microfono. Raddrizzi. Sapesse quante cose storte ho fatto io nella vita, adesso lei mi sta mettendo in crisi durissima. Senta, amare la natura è una cosa che noi facciamo e ci sentiamo tanto speciali perché lo facciamo, invece non capiamo che siamo tutti su un'unica palla che è la terra e continuiamo a maltrattarla così e trarremo danno giorno dopo giorno. Lei che parla con gli alberi, io lo dico ammirandola moltissimo, lei che conosce l'amore degli animali, quello lo conosco un po' anche io, gli animali sono come i bambini, ti danno amore e non ti chiedono niente in cambio. Che aiuto ci può dare in una fase come questa? Perché lei non è un grande personaggio, Corona, lei è una grande persona. Sì, il personaggio magari... No, persona, per me vale di più. Ma io ho scritto un libro, non vorrei farmi pubblicità
ai libri, anche se sono qui per questo. No, la pubblicità sul libro va fatta perché però è bellissimo. Però quel libro lì, che non è un gran libro, letterariamente non esistono, io non esisto come letterariamente, i miei libri sono... Però c'è un libro di un ritorno alla natura, che si intitola La fine del mondo storto, nel quale se noi... C'è la crisi, c'è il disastro, di un disastro planetario, perché mancano i soldi, quindi manca il lavoro. L'umanità è un'utopia anche ridicola, un po' anche patetica se vogliamo, ma se l'umanità vorrà di nuovo campare sulla Terra, su questa palla che lei ha detto, dovremo di nuovo inginocchiarci sulla Terra, cioè il mangiare non si può più pretendere di andarlo a comprare al supermarket, ma farcelo. Cioè noi ci costruiamo il cibo, quindi vedo una totale imprenditoria di terra. Non si può costruire sempre tecnologia, anche se va benissimo. Ci vorrebbe un, come si chiama quello che è morto, che ha inventato il computer, Jobs? Steve Jobs. Ci vorrebbe anche uno Steve Jobs dell'agricoltura, della terra. Perché quando noi riusciamo a farci il mangiare, no? Che abbiamo il grano, frumento, riso, l'olio, gli animali, quindi il latte, il burro, tutto quanto, ecco che noi diventiamo autonomi, ci può essere che crisi che si vuole, che il mangiare ce l'abbiamo. La diga del Vajont, voi ricorderete quella tragedia che fa disonore a una parte del nostro paese, nel senso a quella parte che allora, come oggi, non ha sentito gli uomini della montagna, le persone che dicevano ci sarà qualcosa di tragico se non agiamo subito. Il tassista che ha accompagnato stamattina Mauro Corona qui da noi, evidentemente sentito il racconto del Vajont, credeva che fosse successo ieri, perché Mauro Corona ha la capacità di far accadere le cose nell'istante in cui le racconta. Ha saputo anche recitare, noi abbiamo preso questa piccola parte da una tragedia narrata per fortuna in un film, così capiscono tutti. Gli abitanti della Valle del Vajont hanno paura. Ma guarda, che c'è qui, eh? Adunata sediziosa. È un altro articolo di quella Merlin. Ancora? Oh, non molla quella, eh? Testarda. Montanara e testarda. Che dice? Che dice? Dice che i fianchi della Valle del Vajont hanno le stesse caratteristiche geologiche di quella di Pontesei. Allora? E ci chiediamo che cosa succederà quando anche la Valle del Vajont sarà sommersa da una massa d'acqua prevista nell'ordine di ben 158 milioni di metri cubi. Accidenti, ma allora è una cosa seria. Quelle poche parole, facendo la parte del barista, del che cattivo, raccontano... Io volevo la diga perché avevo degli interessi, quelli che hanno avuto loro. Ci sono stati i talebani lì che hanno lanciato gli aerei come nelle torri gemelle, sì. Solo che questi li hanno lanciati contro la montagna, è venuta giù e ha fatto 2000 morti. E la diga è ancora lì, eh? Ma la diga è ancora lì, questo foglio di cemento, la diga ormai sembra un francobollo rispetto a tutto, ma non è altro, i Vajont ci sono tutti i giorni, non dobbiamo pensare... L'uomo non è che abbia fatto tesoro di questa tragedia, ormai la gente ormai si va a numero di morti. Una tragedia che ha pochi morti, non se ne... lo diceva Rilke, mi pare che la vita abbia meno importanza oggi. Io non lo so, ma si gioca sulle vite come niente, ci sono morti dappertutto, cioè il Vajont è perpetuato tutti i giorni. L'uomo uccide o con le guerre o con costruzioni diaboliche. Perché ci chiediamo mai perché l'uomo fa questo? Per i soldi. Dobbiamo educare una civiltà di bambini dove il denaro non deve avere importanza, altrimenti non finirà mai. Cioè, se lei ha bisogno della maglietta firmata da 1400 euro e io invece lo stesso pezzo di cotone lo pago 30 euro, ma se lei ha bisogno della maglietta firmata da 1400 euro, per fare questo dovrà fare dighe, dovrà fare... perché c'è bisogno di più soldi. Si prenda un'automobile decorosa, no? Ci vuole la Porsche, ma chi l'ha detto? Che per esprimere la personalità, la sua personalità o la mia, devo avere l'Audi da 70.000 euro. Sono stupidaggini che creano però il mercato. Adesso il mercato finalmente è crollato. Senta, prendiamo macchine magari di gran lusso e poi non sappiamo neanche mettere le catene. No, questa quanto siamo buffi. Nessuno ha il senso di smilla per la neve, ma nemmeno su da noi.
ho sentito parlare male dei romani che non la nenola, anche su, quasi anche su da noi le città ormai. Ormai diamo per scontato che le cose accadute non tornino. Le faccio un esempio, lì a Longarone, dove nel 66 il Piave era un lago, era un eno. Ebbene, allora la gente, gli architetti, gli ingegneri, i pensatori futuri dicono: ma lì non tornerà più un'alluvione così, e hanno rifatto tutta la zona industriale, quindi case, fabbriche, sotto il livello. Allora io penso che ci sia un progetto che vengano le disgrazie, per chiedere soldi, per chiedere l'emergenza, e non lo so, perché lì si sa che torna. Senta, lei ha scritto: il volto umano è come la scatola nera degli aerei, registra i sentimenti che hanno segnato la nostra esistenza. Ah, noi beh, quello sì, mi dica. Siamo diventati, siamo diventati il popolo mondiale che tocca, ritocca, tira, cancella. Possiamo toccare finché vogliamo la scatola nera, registra, cioè sono gli occhi, sono la profondità della scatola nera, perché siamo figli di papà e mamma prima. Chiaramente possiamo ereditare i tratti somatici, l'altezza, il colore degli occhi, ma poi soprattutto io dico siamo figli di quello che ci è accaduto nell'infanzia, sì, di dove siamo cresciuti. François Mauriac diceva: la storia di Bordeaux è prima di tutto la storia del mio corpo e poi della mia anima. Uno che nasce a Erto, che significa ripido, ha un corpo per stare lì, e quindi quello che ci accade da bambini rimane registrato, lo puoi mascherare finché vuoi. Quando guardi con gli occhi una persona, leggi al di là dell'apparenza, che può sembrare, io vedo una sofferenza, io leggo, almeno a me capita di capire. Neanche lei ha avuto vita facile, anche se si presenta molto bene. Ha ragione, la ringrazio. È perché ce l'ha scritto lì. E perché non mi guarda negli occhi? No, l'ho guardata finora. Mi guardi, Era una riflessione. No, la ringrazio perché sono talmente belli i suoi di occhi che è il caso di guardarli fino in fondo. Ha ragione, la lettura di una persona la si fa attraverso gli occhi o la lettura di una persona la si fa attraverso un libro. Eccolo qua, Mauro Corona, Come sasso nella corrente. Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina, Buongiorno Cielo, perché avere un ospite così ha significato per noi, fuori da ogni regola, un grande, grandissimo onore. Io la ringrazio tanto. Grazie a lei. Grazie davvero.